Ciao ragazzi, ben ritornati! Ho spostato il video tech per voi perché vi ho promesso che avrei portato qualcosa in più riguardo a quella misteriosa palla su Fortnite. Ragazzi, credo di aver trovato un bel po' di informazioni. Vi dico subito che sta per succedere lo stesso evento circa che abbiamo visto con il Fortnite Mers. Vi ricordate ragazzi le missioni in cui dovevamo sparare ai mostri che spawnavano da quelle zone della mappa? Raga, sta per succedere la stessa cosa, ma questa volta in versione di ghiaccio. Ma vi dirò altro in questo video, ragazzi. Siete pronti? Andiamo e partiamo un attimino da questo. Ragazzi, questo video lo faccio anche perché molti mi avete segnalato questo. Weather warning, allerta meteo. Anche sotto, allerta. Come state guardando, indica praticamente una bufera di neve in arrivo. Ragazzi, i leakers hanno svelato che è in arrivo praticamente l'ice storm, le challenge dell'ice storm, ovvero tempesta di ghiaccio. E infatti tutto rimanda all'ice king, ok? Al re dei ghiacci. Preparatevi perché adesso vi faccio vedere un paio di immagini. Partiamo con la primissima. Boom! Ok? Schermate di caricamento. Qui chiaramente abbiamo il re dei ghiacci e questa è l'altra schermata di caricamento. Guardate, c'è il re dei ghiacci con in mano qualcosa, sta combinando, sta portando praticamente la tempesta di ghiaccio, ok? Che saranno, come vi dicevo prima, delle missioni da completare nel game con dei premi. I leakers sono riusciti a trovare 3 premi, ragazzi, su non so quanti. E adesso vi dico anche che tipo di missioni sono, giusto per darvi una vaga idea. Un primo di questi sarà esperienza, un altro sarà un deltaplano che sembra si chiamerà il trono invernale. E poi abbiamo blu metallic che dovrebbe essere una skin per armi o quad eccetera eccetera. Ragazzi, prima di andare avanti, voi lo volete provare ad andare di nuovo verso quella palla, quella sfera. Ma prima ancora guardate questa immagine, lo spettrogramma ragazzi, lo spettrogramma del suono che emette questa palla nel cielo. Uno spettrogramma che, come state vedendo, sta raffigurando la stessa immagine che ci avevano messo come teaser della Season 7, sempre con il re dei ghiacci. E vi dirò di più, avete presente l'immagine raffigurata con allerta meteo nei televisori? Ragazzi, dovrebbero cambiare con il tempo. Quell'immagine dovrebbe cambiare con il tempo, ce ne dovrebbero essere altre due. Raga, un altro utente invece è riuscito già a vedere dentro alla sfera, non so in qualche modo, ma all'interno della sfera dovrebbe esserci un evento. Per questo evento, dentro alla sfera, ci sarà proprio lui, il re dei ghiacci che combina qualcosa di grosso. Quindi anche qui ci sarà un'animazione a quanto pare, non si sa quando, ve lo farò sapere. Mi raccomando ragazzi, like per continuare a seguire questa storyline su Fortnite. Un'altra cosa curiosa raga, mi sono accorto ieri che Donald Mustard, che è sempre lo staffer di Epic Games, ha pubblicato questo, una faccina pensando sulla notizia che ha scritto ai ABC News, ok? Riguardo ad un drone che mostra un'enorme forma di ghiaccio nel fiume di Prusemscott nel Westbrook, ok? E tutto rimanda anche a quello che sta succedendo su Fortnite, raga, perché anche qui abbiamo ghiaccio. Poi se notate, nella descrizione di questo tweet, di questa notizia di ABC News, si parla anche di forma lunare, tipo, a forma di luna. Perché, sì esatto, perché questa massa di ghiaccio forma praticamente una luna. E all'interno dei file di gioco, di questa sfera, c'è anche lì il termine moon, luna in inglese. Quindi raga, Epic Games continua sempre a riprendere forse le cose dalla vita reale. In ogni caso, ragazzi, con il video di oggi avrete capito una cosa, che sta per succedere un po' la stessa roba del Fortnite Mers. Oddio, ce l'ho fatta! What? Ce l'ho fatta! Ragazzi, ecco come vedere dentro alla sfera. Ragazzi, guardate un po' cosa vi faccio vedere. Ho fatto una costruzione per andare qui su. Guardate, boom! Guardate un po', ragazzi, chi c'è lì dentro. Si vede l'Ice King, il re dei ghiacci. Dovete praticamente arrivare a buildare in questa maniera, così che si possa praticamente buggare e dirci che non puoi costruire qua, facendoci vedere in realtà l'Ice King. Wow! Eccolo! Ok, bene! Ragazzuoli, siete pronti? Arriva la sfida Ice Storm Challenge. E vi dico anche che tipo di missioni sono, prima di scordarci. Allora, ovviamente tutto può cambiare, ok?
vi sto dicendo cose riprese dai leakers. Potrebbe essere tutto quanto sbagliato e cambiare. Ci saranno missioni del tipo ricadanno all'Ice Legion, che penso sia il nome del mostro, in versione di ghiaccio, quindi sarà bianco ghiacciato, lo stesso mob mostro del Fortnite Mers. Ricadanno in una singola partita al legione di ghiaccio. Ricadanno con armi esplosive al legione di ghiaccio, con invece le armi d'assalto oppure le pistole, con lo shotgun oppure SMG ricadanno al legione di ghiaccio. Oppure distruggi una lastra di ghiaccio in differenti match, distruggi i membri della legione di ghiaccio, quindi ci saranno più mostri, distruggi l'Ice Brutes, il bruto di ghiaccio, distruggi i membri elite della legione di ghiaccio, distruggi i demoni di ghiaccio, distruggi poi anche i bruti e i demoni, quelli a distanza e quelli in versione oro. Ragazzi, questo è. Quindi scopriremo di più insieme. E domani invece, oppure dopodomani, arriva il video unboxing e poi riprendiamo anche con Brawl Stars. E appena c'ho notizie big di Fortnite, ve le porterò. Ragazzi, non mi sono scordato di Fortnite, state tranquilli. Ragazzi, un bel pollicione per questo video, epico. Ciao ragazzi.